se voi paragonate la partita col Catania con questa, secondo me c'è un po' di confusione. C'era una differenza abissale tra la partita con Catania e questa qua. Col Catania sicuramente non abbiamo fatto bene, era una partita sbagliata in tutto. Oggi io e i giocatori non posso rimproverare niente, perché più di questo non possono dare in questo momento. Hanno corso tutti, si sono aiutati, hanno cercato di fare, poi non c'è riuscito perché non siamo riusciti a pareggiare nel momento in cui abbiamo avuto le nostre occasioni. Ma oggi, ragazzi, io non posso assolutamente rimproverare niente. Mister, i primi gesti dell'era Cagliarossi vi hanno fatto male questa sera? No, perché fanno parte del calcio, è normale. Quando si perde sono io il responsabile, sono io che li guido, quindi prendo il buono e il cattivo di questo mestiere. Quando le cose vanno bene ti battono le mani, quando perdono possono fischiare, quindi le accetto tranquillamente. Mister, non le farò domande sul modulo questa volta, però c'è una considerazione che va fatta e da qui la nasce la domanda. Rispetto al primo gruppo di 4-5 partite, gli sprazzi di gara, fermo restando tutto quello che ha detto lei, che insomma non c'è bisogno di sottolinearlo ancora, gli sprazzi di gara in cui la squadra però ha dato un'impressione di grande pericolosità, si vanno riducendo sempre di più. Come mai così? Cioè, se io ripenso alla partita col Benevento, a quella in casa col Monopoli, a quella di Latina, a quella di Potenza, ci sono stati tratti di gara molto più lunghi in cui la squadra ha dato l'impressione di essere pericolosa rispetto a quelli che abbiamo visto nelle ultime. Sei d'accordo e come mai? Nasce sempre dallo stesso problema. Hai elencato prima, seconda e terza giornata. Più passa il tempo, più le squadre che si allenano ogni settimana miglioreranno. Noi abbiamo l'ultima settimana di sofferenza. E poi mi auguro che le cose si rimettano a posto piano piano. Preparare una partita ogni 3 giorni, la puoi preparare soltanto tatticamente ma non fisicamente. Poi quello che ti riesce dipende dall'avversario, se te lo fa fare e quanto riusciamo a tenere. Alla fine loro avranno i gambi, noi no. Quindi significa che quantomeno sulla corsa così abbiamo impegnati. Poi è normale, ci sono cose che riescono e cose che non riescono, ma questo dipende dal fatto che ci può essere un po' più di confusione. Ma io anche ieri avevo detto che non mi aspettavo un miglioramento da parte del gioco, perché in 3 giorni, in 2 giorni, è impossibile migliorare nel complesso. Ho detto che per me l'Avellino sicuramente è una squadra che si vede, che è costruita per vincere, cioè giocatori molto bravi, sono messi bene in campo, sanno quello che fanno. Ma il fatto di sapere quello che fanno, ripeto, è il discorso del lavoro nel lungo periodo. Loro adesso giocano con questo allenatore che sta iniziando la 6ª partita e quindi si vede, allenandosi settimanalmente tu riesci a lavorare, incidere, migliorare, c'è più conoscenza sia di quello che può l'allenatore sia tra i giocatori, perché loro all'inizio hanno cambiato diversi giocatori, hanno cambiato tanto, quindi potevano avere problemi. Adesso non ce li hanno, hanno preso consapevolezza dei loro mezzi e sicuramente andranno a migliorare. Ed è una squadra per me molto forte. Noi, è sempre lo stesso discorso, cioè è inutile che in 3 giorni,